La chiesa e il convento di San Francesco a Manduria risale al 1474. Quest'anno è stato celebrato il 540° anniversario di fondazione. Nel corso di una serata è stata ricordata la storia di questa importante chiesa manduriana, tra le relazioni presentate, dopo il saluto del guardiano, frate Salvatore Peluso, padre Maurilio De Cataldo ha parlato della bolla pontificia, introducendo la nota storica. Il professor Luigi Pinelli ha relazionato invece sul convento della Riforma, arte e santità. Padre Antonio Febraro ha dedicato la sua relazione all'opera pittorica dei Fratelli Bianchi. A moderare l'incontro il professor Luigi Marinò. Padre Maurilio, lei parlerà proprio dell'inizio, dalla bolla pontificia. La pontificia di Sisto IV, il Papa francescano, ma del movimento conventuale. E la novità di questa celebrazione sta proprio nella lettura e nel rendere nota ai cittadini di Manduria la richiesta presentata al Papa proprio dai cittadini. E ci tengo, o ci teniamo a dire, che è uno dei pochi conventi costruito soltanto con le offerte pubbliche dei manduriani. Dal 1474. 1474, a 3 anni proprio dal pontificato di Sisto IV, il Papa concede, dietro richiesta dei manduriani, concede che si costruisca in un luogo adatto, preferibilmente, ma è così, preferibilmente in periferia, un convento e la chiesa per i frati dell'osservanza. Il movimento dell'osservanza è quello che vuole riportare un po' la vita francescana ai livelli proprio autentici di Francesco d'Assisi. Professor Marino, è una serata speciale dedicata alla chiesa e al convento di San Francesco. A Manduria ci sono tantissime chiese, però di questa c'era la necessità. Eh beh, certamente, io sono grato a Padre Maurilio per aver voluto me per fare da moderatore questa sera, ma forse l'ha fatto per il semplice motivo che io ho lavorato a Manduria, ho insegnato a Manduria per ben 25 anni, quindi mi sento in qualche modo manduriano. E quindi il convento di San Francesco merita appunto di essere ricordato e celebrato, perché rappresenta la punta di diamante della Chiesa, il francescanesimo. E poi, fra l'altro, c'è anche da ricordare che a Pulsano vi è un convento pure dei padri riformati, e quindi lui ha voluto, anche per questo motivo, ha voluto una sorta di gemellaggio. Ecco, parlando di questa meravigliosa struttura, di questa chiesa, di questo convento, non si può fare a meno di rilevare appunto come proprio recentemente sia stato restaurato, ma c'è ancora qualcosa da fare. Sì, c'è tanto da fare sicuramente. La nostra preoccupazione principale adesso è questo bellissimo mobile di sacrestia che in condizioni veramente disastrose si sta deteriorando sempre più. E quindi stiamo cercando un pochettino con l'aiuto della gente e delle persone di buona volontà cercare dei fondi per poter, ecco, risistemarlo e darlo appunto al nuovo splendore, insomma, perché possa essere apprezzato dalla gente, dal popolo di Manduria. La storia serve per costruire poi il Per costruire futuro. anche il futuro, sicuramente, sì. Ecco, facciamo memoria di questi nostri confratelli che ci hanno preceduto, che con l'amore e la passione, ecco, anche hanno realizzato questa bellissima struttura, questo bellissimo monumento che effettivamente ha bisogno continuo di ristrutturazione, di lavori, insomma, per farlo ritornare allo splendore di una volta, sì. Al termine della serata culturale è stato possibile visitare la mostra dedicata proprio all'opera pittorica dei Fratelli Bianchi.